Una seconda Pasqua all'insegna delle restrizioni è quella che ci attende. Vietati spostamenti dalla propria regione, comune e abitazione. Consentiti però i viaggi all'estero per turismo. Chi arriva in Italia da un paese dell'Unione Europea dovrà sottoporsi a tampone e rimanere in isolamento fiduciario per 5 giorni. Un forte deterrente per evitare che gli italiani decidano di passare la Pasqua all'estero. L'ordinanza, firmata dal ministro Speranza, arriva subito dopo la polemica scoppiata dagli operatori del settore. Un paradosso che sta generando la rabbia degli albergatori che definiscono la decisione una vera e propria contraddizione. Abbiamo ascoltato la voce di Gabriele Renda e Paolo Lorusso, due albergatori presenti sul territorio tranese. La stiamo vivendo da arrabbiati, perché chiaramente già da un anno che c'è questa situazione, l'abbiamo vissuta già ad aprile del 2020 e ci ritroviamo nel 2021 a risopportarla. In questo weekend si poteva fare un bel lavoro, è chiaro che Pasqua, Pasquetta, la gente si sposta, ma anche dai paesi vicini si è sempre spostata nella città di Trani. È chiaro che la gente non sa cosa fare, se può spostarsi o meno, zona rossa rinforzata. Paradossalmente si può andare all'estero, quindi posso recarmi in aeroporto, prendere un aereo, ma da Barletta a fare un weekend qui ai piedi della cattedrale in un albergo dove posso godere di una cena, di una colazione, di un pernotto, non posso farlo. Quindi è chiaro che ci sentiamo anche un po' presi in giro, francamente così non va bene, non c'è chiarezza da parte dello Stato, della Regione. Non si capisce nulla, c'è solo una grande voglia di fare e, ahimè, dobbiamo solo resistere a questa situazione, avere ancora tanta pazienza, pazienza che francamente è già agli sgoccioli. Siamo esterrefatti, diciamo, da questa decisione che penalizza il nostro sistema turistico. Ecco. I clienti preferiscono andare all'estero, sono più motivati ad andare all'estero piuttosto che rimanere, diciamo, in zona, come già stava succedendo a febbraio, dove il DPCM permetteva, almeno all'interno della propria regione, di spostarsi per motivi appunto semplicemente di fare anche un weekend, di fare una gita fuori porta. Ci sono dei segnali timidi, diciamo, di fiducia da parte dei clienti dal metà mese di maggio in poi, però da qui a dire che possiamo paragonare questi segnali a quello che era prima la stagione, assolutamente no.